Esatto, comunque parlando di cose serie, sì, vediamo, aspetta Fabio, sì, partita spettacolare da neutrale, peccato per la Fiorentina che ha avuto un'occasione d'oro, un'occasione d'oro sì, era 3-1 a quanto dalla fine? A 16 minuti dalla fine, 16-17 minuti dalla fine, quindi chiaramente lì è emersa anche un po' di inesperienza, perché è normale che sia così, e il grande cuore della Roma che comunque fino all'ultimo non ha mollato, pur in una giornata diciamo non ideale come prestazione. E poi, perché l'ho detto in diretta e lo ribadisco, quando hai una giocatrice che fornisce tre assist, come ha fatto Manuela Giuliano, Uno obiettivamente. di tacco con il colpo dello scorpione, un po' fortunato, ma insomma, Sì, grazie però no, colpi. beh, lei ce li ha. Per me ti dico, calcisticamente il terzo è stato il migliore, quello per Vienne, perché prima ancora che gli arriva la palla, con lo sguardo vede che lei attacca quello spazio e lei d'interno piede gli serve proprio una palla d'oro, ok? Per cui c'è stata l'intesa, i tempi di gioco perfetti. In quello su Valentina Jacinti, diciamo che c'è stata la giocata della campionessa, perché 8 su 10 quel pallone lo lasciano scorrere senza neanche provare ad impattarlo. Lei chiaramente è andata un po' a caso, passami questo termine, no? Perché sapeva che era già oltre la linea della palla, quindi solo allungando il Istinto, piede. dai. Sì, allungando il piede poteva colpirlo. L'ha colpito, ne è uscita una parabola un po', diciamo, casuale, e dopo lì, secondo me, oltre ad essere stata brava Valentina a smarcarsi alle spalle della difesa, però c'è stata un'uscita lenta di Baldi, che ne ha capito tardi, tardi, diciamo, la direzione di quella palla che si è impennata, e la stessa difesa, era così, guardava la palla e nessuno si è Sì. Poi preoccupato di Baldi ha fatto Valentina. miracoli in altri momenti. Posso Sì, dire una cosa? assolutamente, assolutamente. Posso Yes. essere. Devo fare. Insomma, devo confessare una cosa. Quando abbiamo visto la formazione che mancava Schlotterbeck perché c'è un problemino fisico, poi ho saputo, anticipo, che comunque lei appunto, non è al 100%, lei ha un obiettivo, che è quello di giocare a Bolzano a luglio, perché vuole arrivare lì, che è a casa sua, con la nazionale. E quindi insomma, lei si sta allenando per riprendersi, però ha avuto dei problemi fisici. Però Schlotterbeck, che abbiamo letto tutte e due, miglior portiere del campionato nella top 11, ho detto, eccola. Invece Baldi, a parte quell'uscita, ha fatto una super partita. Super partita, ha parato il rigore, ha fatto una parata pazzesca nei supplementari, quindi brava Rachele Baldi, però effettivamente su quel gol, un pochino. No, ti dico, no, cioè, poteva fare di più, poi è chiaro che non era prevedibile per certi aspetti, no? Quindi diciamo ha avuto una reazione, quell'attimo lenta che non gli ha consentito di andare in anticipo su Giacinti, però perché come si diceva, no? La magia di Giuliano è stata comunque provare a impattare un pallone che 8 giocatrici su 10 avrebbero lasciato scorrere alle spalle senza provare in qualche modo ad impattarlo. Poi comunque è vero, come dici tu, ha giocato sicuramente un'ottima partita, è stata decisiva per la sua squadra, a differenza per esempio di Che Azar, di Camellia, che onestamente così sotto pressione non l'avevamo visto, oppure solo raramente, no? Ma si è capito, guarda, io l'ho visto in conferenza stampa il giorno prima, quando insomma rispondeva alle domande, ogni tanto guardava Spugno come per chiedere conferma di quello che poteva dire, non dire. Insomma, l'ho vista lì che non mi sembrava serena, tranquilla. E nel primo gol, dove è stata brava la Fiorentina ad approfittare dell'errore, sì, Camellia fa un errore che non è da lei. Insomma, quel rinvio è veramente brutto, brutto, troppo brutto per essere un Esatto, qualcosa che le no, appartiene, ecco. faccio una domanda. Soprattutto per un portiere, abbiamo detto tante volte che è importante la testa, è importante l'aspetto psicologico. Il fatto che comunque a Roma si sa già che arriva un altro portiere, che è stata presa perché è alta, perché ti può dare più garanzie in Champions, può un attimo, perché Roland dice ha staccato la spina, ecco appunto, ha Sì, ho staccato la visto. spina. Non sono d'accordo, No, neanch'io. non vorrei che fosse perché comunque si sentiva un po' la pressione di dover dimostrare, visto che a Roma un altro portiere l'ha preso, può darsi. E Ma io ti dico, io non credo in questo momento. Io in lei questo rimane, momento. non è che la cacciano, No, eh. certo, tra Non l'altro Corpela, credo. no? Corpela lo annunciamo, ha dato, diciamo, l'addio alla Roma, insomma, sostanzialmente.
non sarà più nella squadra della nuova stagione. No, non credo assolutamente. Io credo che Camellia, come tutta la Roma, abbia avvertito troppa tensione di questa partita da vincere ad ogni costo, perché erano le favorite, e di conseguenza anche una prestazione, no, complessiva al di sotto del loro potenziale sia stato frutto più di una tensione che non hanno gestito al meglio, piuttosto che di quello che dici tu di lei. Assolutamente. Okay, no, io me lo auguro, anche perché poi no, ma perché è concentrata anche per la prossima stagione. Certo, capito? Perché nessuno sa chi sarà la titolare, e certo. Poi perché è prematuro, no? Cioè, nel senso che fino a quando non viene annunciata, comunque, a differenza di altri acquisti che sono già stati annunciati, normale che uno non ha la certezza assoluta, anche se chiaramente direi che manca poco, ma l'altro discorso è anche perché comunque alla fine se ce l'avessi già lì in squadra è un conto, ma siccome è qualcosa che riguarda la nuova stagione, io ho proprio avuto l'impressione, ti dico, già dalla conferenza avevo avuto questo sospetto, e poi per me appunto la Fiorentina ha approcciato benissimo, ma la Roma era proprio compassata, rigida, non fluida nella corsa, tanti errori tecnici, cioè era proprio una Roma che secondo me ha sofferto più del previsto la pressione, perché è inutile, tutti l'abbiamo detto, certo può succedere di tutto, e infatti la Fiorentina ha fatto un partitone da 10 lode, però la realtà dei fatti era che la Roma è più forte, e anche con i cambi ha confermato di avere comunque delle alternative più pronte, perché banalmente quando Iannoghi ha chiesto il cambio, che non ce la faceva più, sì. Là davanti è finita un po' hanno perso tanto, no? Hanno perso tanto con la sua uscita, onestamente. Questo fa capire dove la Fiorentina dove deve andare a parare l'anno prossimo col mercato, ovviamente, perché se vuoi fare oltretutto la Champions devi avere almeno due per ruolo. Ora due forti per ruolo sarà difficile, bisogna vedere il budget della Fiorentina, però un altro attaccante di peso come Iannoghi, che se la svedese chiede il cambio ne mette un'altra di pari livello. No, no, ma infatti cioè, adesso la Fiorentina l'abbiamo già detto, ed è sicuramente andata oltre le aspettative stagionali, no? E di conseguenza, parlo come risultato finale, no? Di conseguenza, per loro un'ottima stagione aver centrato la finale di Coppa Italia e il ritorno in Champions. Però la rosa va potenziata per un livello di step successivo, perché comunque, soprattutto davanti, quest'anno ha latitato, no? A fare gol, e meno male che gli è arrivata Iannoghi a gennaio, perché non solo è stata decisiva l'altra sera, ma anche da quando è arrivata ha fatto la differenza. Più che altro invece l'altra sera, e quindi lo chiedo ai nostri amici, confermereste oppure no Hammarlund? Perché l'altra sera Hammarlund ha fatto una partita strepitosa. Tutto l'anno che invece Hammarlund non l'abbiamo, no, forse due volte visto giocare a quel livello, ma per il resto molto molto al di sotto. Allora anche nei piani, no, di un direttore sportivo che deve costruire una squadra non è facile. Non è facile per niente. Sì, no, infatti. Si compra un attaccante ancora più forte o si pretende da lei di giocare sempre come l'altra sera? No, si compra un attaccante. Nel dubbio si compra un attaccante più forte, e lei o si sta svegliata, gioca così tutte le partite, o gioca poco. Io sono un po' cattivella. No, l'altra sera è stata importantissima. Mamma mia, importantissima. Sì, la miglior partita che l'abbiamo mai visto fare, assolutamente. Proprio, ma non solo per la qualità delle giocate, ma anche per quanto si è mossa, per quanto ha aiutato la squadra. Quindi veramente l'altra sera è stata quella mossa che ha messo in difficoltà la Roma dietro, perché oltretutto si allargava molto, no? Sulla destra della Roma, e che con questo movimento molto molto largo spesso portava fuori Minami e di conseguenza poi si creava uno spazio che loro non sempre hanno sfruttato, ma certamente questo ha fatto spendere anche uno tante energie. Poi se pensa a Minami, Martina, allora, nel terzo gol della Fiorentina perde il duello con Iannoghi, no? Perché strutturalmente sono molto diverse, e quando dico che Iannoghi, che a Minami gli manca un po' di fisicità, sono queste
le situazioni, no? Perché a livello internazionale, ahimè, gli manca secondo me un paio di chili per tenere botta e reggere questi duelli, perché altrimenti su come gioca e sulla sua esplosività è fantastica, e lo è stata fantastica secondo me, non solo per la rete, ricordiamo che anche di testa aveva già sfiorato il gol, ma poi per quel salvataggio che ha fatto su Agard, che praticamente sulla linea di porta, anche se c'era Camellia in posizione, quindi magari avrebbe potuto respingere lei, però per dire che, cioè, su queste situazioni lei ha una scelta di tempo e una lettura incredibile. Quindi l'altra sera, secondo me, Minami è stata certamente una delle più forti. Io per risolvere la questione di Minami, per farle prendere 2 chili, le farei frequentare la piadineria fuori dallo stadio di Cesena. Che, chissà, potrebbe che, essere chissà. Un'idea un po' scomoda, magari più vicina a Roma, dai. Se, 2 chili, sicuramente. E ci sono un sacco di messaggi, Katia, cosa facciamo? Mettine alcuni, no? Anche perché allora... appunto... Vabbè, vai con i messaggi, dopo... Allora, no, perché siccome c'è il nostro amico, direi, juventino, che su... No, però al momento Martino starei un attimo sulla partita. Esatto, infatti volevo dire appunto, parleremo più tardi di tutto. Allora, Roland che è molto carino, dice, dispiaciuto vedere le viole in lacrime, è vero, onora la splendida stagione. Io credo, e lo dico e so che ragazzi, chi mi conosce ormai da con questa trasmissione, spero che mi voglia anche un po' bene, che io tifo per tutti e voglio bene a tutti. Per il campionato, avere 3 squadre che vincevano i 3 trofei principali, Supercoppa, Campionato e Coppa Italia, sarebbe stato molto, molto bello. Prima volta, sì, molto, molto... Giornalisticamente parlando, assolutamente. Giornalisticamente sarebbe stata una cosa molto affascinante. Onore alla Roma, che ne ha 22 su 3, meritatamente, quindi niente da dire. Poi, è vero, è uscita Kumagai un po' in ombra. Qui, complimenti a Spugna, Katia, perché comunque Kumagai sappiamo, totem, idolo, una delle giocatrici più forti della storia che si è mai venuta in Italia, non sta giocando bene, la tolgo, senza timore reverenziale, no? Entra, te lo non sono d'accordissimo perché, lo so, ti ricordi? No, nel senso, ai complimenti di Spugna. Mi piace quando non siamo d'accordo. Ai complimenti di Spugna, perché l'ho detto in diretta, e tra l'altro non so se l'hai visto, è stato anche... oggetto di critica esagerato, però t'hanno insultato, dai, no, non parlo di me, che io ho detto in diretta, molti tifosi della Roma l'hanno scritto sui social nei confronti di Spugna. È stato tardivo quel cambio. Sì, è vero. Ma mai togliere Greggi quello era la giocatrice a centrocampo più in palla fino a quel momento, ok? Perché era in una Roma, parlo del primo tempo, compassata, dove non cambiava ritmo, dove c'era poca aggressività sulle portatrici di palla, eccetera. Greggi comunque era una delle più positive, ok? Cosa fai dopo un primo tempo dove Kumagai non l'ha strusciata mai, ok? Ed è chiaro, come dici tu, un totem, però o non lo fai quel cambio, ma se fai il cambio non puoi togliermi Greggi in quel momento, ok? Sono d'accordo. Ok? Poi sappiamo, ed è vero, che dopo oltretutto, mettendo su la danese, tu hai messo 2 play sostanzialmente, non hai messo una giocatrice con caratteristiche offensive, ok? Quindi secondo me lì l'errore è stato duplice, sia che non ha avuto la forza di togliere Kumagai, sia le caratteristiche della subentrata. Infatti poi ha capito, no? Però quando è che l'ha capito? Sul 3-1. Quindi forse più frutto del risultato che di quello che stava succedendo in campo, perché dopo è chiaro che devi rischiare il tutto e per tutto, e nel rischiare il tutto e per tutto ha messo 4 attaccanti. E lì sì, ottimo Spugna, no? Perché ovviamente ci vuole anche il coraggio di sul 3-1 di anche sbilanciarsi per riprendere una partita, correndo il rischio però che loro te la chiudessero definitivamente. Quindi lì benissimo, però effettivamente ti dico, io alla fine gliel'ho detto mister, l'ho dovuto dire perché era troppo lampante questa cosa, e lui ha detto sì, in effetti ha giocato male e allora hai capito, in questo senso per quello che prima non ero d'accordo con te, perché in realtà lo dicevo sul cambio sulle due, nel senso che ma Trossard non è entrata per Kumagai, Trossard è entrata per Greggi, e questo è quello che ti dico. Ho capito. È entrata per Greggi, quando invece Kumagai è entrata a Ionna, cioè nel senso quando ha messo le 4 punte, allora in quel senso è vero, questo è vero.
Per cui, dopodiché, entrambe, no, le abbiamo messe nella classifica top 11 del campionato, perché entrambe sappiamo la sua importanza. Infatti, certo, chiedo io ai tifosi della Roma, è un caso che è sottotono Kumagai e la Roma non gioca così bene, o secondo voi è stato solo, cioè, voglio dire, ha un nesso, o secondo voi è stato solo casualità? E sono oggi, curiosa. Parentesi, oggi rinnovo per un anno per Trossard, che comunque sia, secondo me, è stata un'ottima scelta, giocatrice esperta, anche a livello internazionale, per fare la Champions, che può tornare